L'attualità dell'Apocalisse. Una parola di speranza in un tempo di crisi. Care sorelle, cari fratelli nel Signore, vogliamo questa mattina continuare le nostre riflessioni nel libro dell'Apocalisse, leggendo i primi 11 versetti del capitolo 16. Apocalisse, capitolo 16, versetti 1 a 11. E udì una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, ed esso divenne sangue come di morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle fonti delle acque, e le acque diventarono sangue. E udì l'angelo delle acque che diceva: sei giusto, tu che sei e che eri, tu il santo, per avere così giudicato. Hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro a bere del sangue, essi ne sono degni. E udii l'altare che diceva: sì, o Signore, il Dio onnipotente, i tuoi giudizi sono veraci e giusti. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco. E gli uomini furono arsi dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha la potestà su queste piaghe e non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e il regno di essa divenne tenebroso e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono l'Iddio del cielo a motivo dei loro dolori e delle loro ulceri, e non si ravvidero delle loro opere. Fin qui la nostra lettura. In uno dei salmi messianici, cioè il Salmo 110, nel parlare della gloria e del trionfo finale che il nostro Signore, il Messia, realizzerà, Davide, che è l'autore di questo salmo messianico, dice queste parole: il Signore schiaccerà dei re nel giorno della sua ira ed eserciterà il giudizio fra le nazioni. Ora bisogna riconoscere che in genere noi amiamo pensare a queste dichiarazioni del Salmo come ad un linguaggio, direi, allegorico, figurativo. Eppure, a pensarci bene, dobbiamo ben dirci che questa è una interpretazione di comodo, che non riflette esattamente la realtà delle cose. Perché se da un lato la parola del Signore ci parla dell'amore di Dio, questa stessa parola è altrettanto esplicita nel parlarci dell'ira di Dio, del fatto che Dio giudicherà coloro
che non hanno ascoltata la sua parola. E direi che la prova di questo ce l'abbiamo quando riflettiamo, per esempio, a quelle che sono le parole del servo dell'Eterno riportate dal profeta Isaia. È scritto nel libro del profeta: lo spirito del Signore, dell'Eterno, è su me per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio. Notate questi due aspetti: proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio. Ora, come ci riporta poi l'Evangelo di Luca, noi sappiamo che il Signore Gesù, un giorno, trovandosi nella sinagoga di Nazareth, lesse proprio questo brano del profeta Isaia. Però che cosa osserviamo? Osserviamo che il Signore Gesù, dopo aver letto le parole per proclamare l'anno di grazia o l'anno accettevole del Signore, chiuse il libro che aveva appena letto e dicendo: oggi si è adempiuta questa parola della Scrittura. Ora, noi tutti sappiamo in che modo l'anno di grazia dell'Eterno, l'anno accettevole del Signore, si sia attuato, si sia realizzato fra di noi. Effettivamente possiamo dire che questo anno di grazia, questo anno accettevole, si è realizzato pienamente e perfettamente nella persona del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E quando Gesù è stato su questa terra, veramente egli ha portato un messaggio chiaro, un messaggio di liberazione. Il messaggio di Gesù Cristo è stato un messaggio di grazia per tutti gli uomini indistintamente. Il Signore ha veramente operato perché i ciechi recuperassero la vista. Quindi devo dire che se noi crediamo che l'anno di grazia dell'Eterno si sia adempiuto e realizzato perfettamente nella persona del Signore Gesù Cristo, allora, per coerenza, dobbiamo altresì credere che ci sarà letteralmente un giorno di vendetta, un giorno, direi, di giusta vendetta, un giorno in cui Dio farà giustizia e esprimerà la sua vendetta nei confronti di coloro che hanno chiaramente rifiutato la sua grazia. E la visione che noi abbiamo letto insieme, questa visione delle sette coppe dell'ira di Dio, direi ci ricorda proprio con molta solennità questo aspetto particolare del Signore. E se da un lato, come noi sappiamo, questa visione descrive degli eventi futuri, cioè degli eventi che noi crediamo non ci riguarderanno direttamente, saranno degli eventi che colpiranno in maniera specifica i ribelli, quelli che hanno deciso di seguire la bestia e di sottomettersi all'anticristo. Da un altro lato, bisogna però anche ricordare che come credenti questo brano vuole ricordarci che noi non possiamo beffarci di Dio. Anche se l'attuazione di questo passo, di questo brano, è qualcosa che riguarda l'avvenire, purtuttavia contiene un avvertimento anche per noi. Perché, come dice l'Apostolo Paolo, chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione. È una legge spirituale alla quale non possiamo sfuggire, ma che dobbiamo ricordare. Perché? Perché dobbiamo ricordarci questo: il Signore non è mai indulgente verso il peccato. I peccati che ci sono stati perdonati sono i peccati che Gesù Cristo ha cancellato, di cui lui stesso si
si è fatto carico alla croce del Calvario. Ma per il resto dobbiamo ricordare che egli non è indulgente verso le nostre ribellioni, non può passar sopra alla nostra carnalità. Ecco perché troviamo scritto: vi esortiamo pure a far sì che non abbiate ricevuta la grazia di Dio in vano. Ora, che cosa significano queste parole? Qualche volta possiamo avere dei dubbi, delle perplessità e ci domandiamo che cosa significa aver ricevuto la grazia di Dio in vano. Vuol dire che noi credenti, che siamo stati graziati dal Signore, non siamo stati graziati non solamente per poter entrare un giorno nella presenza del Signore, cioè per avere un giorno la salvezza eterna, noi siamo stati graziati perché fin da oggi, fin da questo momento, noi possiamo fare la volontà di Dio. Noi siamo stati graziati per manifestare pienamente la bellezza di una vita che appartenga tutta quanta al Signore, non solamente in parte, non solamente qualche ritaglio di questa esistenza. Noi siamo stati graziati per vivere oggi completamente diversamente da come avremmo vissuto prima. E invece dobbiamo dire quanti credenti purtroppo saranno un giorno, come dice l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Corinzi, salvati semplicemente come attraverso il fuoco. Credenti che saranno sì salvati, ma perderanno completamente la loro ricompensa, perché non hanno fatto tesoro di questi avvertimenti che ci parlano della serietà e della santità di Dio. E quindi, quando compariranno davanti al Signore, per loro sarà piuttosto un momento di vergogna anziché di giubilo, perché appunto perderanno la ricompensa. Quindi, mentre adesso noi consideriamo la visione della manifestazione dell'ira di Dio verso i reprobi, cerchiamo di lasciare che lo Spirito Santo parli anche a noi e cerchiamo soprattutto di lasciarci possedere, direi, da un sentimento di santità, da un sentimento di pietà, da un sentimento di servizio, sapendo che anche noi un giorno riceveremo la retribuzione delle cose fatte nel corpo a secondo di quello che avremo operato o bene o male. Prendendo ora in esame questo capitolo 16, o perlomeno l'inizio che abbiamo letto insieme, possiamo notare che l'inizio di questo capitolo segue da molto vicino la fine del capitolo 15, mostrandoci come la manifestazione dell'ira di Dio, della sua punizione sugli uomini che abiteranno la terra, sia una manifestazione che non ha assolutamente nulla di imprevisto, nulla di casuale. Il Signore sta operando, l'abbiamo ricordato più volte, sta operando secondo un preciso calendario. Egli sta portando avanti il suo piano. Così noi abbiamo letto alla fine del capitolo 15, al versetto 8, che il tempio che è nel cielo fu ripieno di fumo a motivo della gloria di Dio e della sua potenza. E dice che nessuno poteva entrare nel tempio finché fossero compiute le sette piaghe dei sette angeli. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in questo momento, cioè nel momento in cui avranno luogo questi giudizi, il Tempio dell'Eterno è ripieno della sua presenza e per il momento nessuno può entrare in questo Tempio.
è il Signore che regna, è Lui che è sovrano. Quindi è sua la voce che noi udiamo al versetto 1 del capitolo 16, questa gran voce che impartisce l'ordine ai sette angeli di andare. Notate che c'è un parallelo fra quello che il Signore Gesù ha detto un giorno prima di salire al cielo. Egli ha detto: andate per tutto il mondo e predicate il mio Evangelo ad ogni creatura. Era l'annuncio della grazia. Ma verrà il giorno in cui il Signore stesso dirà a questi sette angeli: andate. E questa volta non sarà più per predicare l'Evangelo della grazia, ma sarà appunto per dar corso a questi giudizi. Spesse volte noi amiamo illuderci, data la pazienza che Dio mostra nei nostri confronti, che sia sempre possibile discutere o replicare alla voce, alla parola di Dio, ai suoi ordini. Ma ricordiamoci, questo versetto ci mostra che non sarà sempre così. In ogni caso, possiamo dire che questi angeli ci danno un esempio di una obbedienza pronta, di un'obbedienza perfetta, assoluta, ed è questa l'obbedienza che il Signore vuole vedere anche in ciascuno di noi. E così, dopo quest'ordine, noi assistiamo alla rapida successione di questi giudizi che questa volta sono rappresentati dalle coppe. L'ultima volta che ci siamo intrattenuti sull'Apocalisse abbiamo ricordato come i diversi giudizi di questo libro sono ricordati prima dai sette suggelli, poi dalle sette trombe e adesso dalle sette coppe. Allora, nel versetto 2 si parla della prima coppa che viene versata. Dobbiamo subito rilevare che i giudizi menzionati soprattutto in questo capitolo 16 non sono dei giudizi nuovi in assoluto, ma piuttosto, se comprendiamo bene, diciamo, la rivelazione di questo libro, si tratta di un aggravamento di quello che è già accaduto, di quello che il Signore sta già facendo. Infatti abbiamo già parlato dei sette suggelli e poi del suono delle sette trombe che davano l'avvio ai vari giudizi di Dio. Però che cosa vediamo? Quando consideriamo i giudizi mandati dal Signore attraverso le sette trombe, notiamo che in quel primo periodo era stata colpita solamente la terza parte della terra, la terza parte delle creature umane, la terza parte delle acque, la terza parte del sole e la terza parte degli uomini. Così vediamo che i giudizi emanati attraverso lo squillo delle trombe era un giudizio parziale, possiamo dire un giudizio che preavvertiva, preannunziava l'aggravarsi di una situazione. Mentre questa volta l'ira di Dio contenuta in queste coppe è un'ira che riguarda tutti gli uomini, riguarda tutta la terra. Perché avviene questo? Si può dire che questo avviene perché l'iniquità degli uomini, anziché diminuire, purtroppo aumenterà, e aumenterà fino a raggiungere veramente il colmo, il limite. Un'altra cosa che possiamo osservare è che c'è una certa analogia, un certo parallelo fra le piaghe che sono menzionate in questo capitolo 16 e le piaghe che hanno colpito gli egiziani, quando Faraone voleva impedire al popolo di Dio di uscire dall'Egitto per andare ad offrire il proprio culto all'Eterno. Ora, questo parallelo mi sembra importante soprattutto per ricordarci una cosa,
che noi possiamo accettare il contenuto di questa rivelazione, cioè del capitolo 16, come qualche cosa di assolutamente letterale, così come sono stati letterali i giudizi che hanno colpito il popolo egiziano. E quindi non abbiamo bisogno di ricorrere a, non so, a delle spiritualizzazioni o a delle interpretazioni fantasiose. Qui ci viene detto che il rovesciamento della prima coppa sulla terra porterà un'ulcera maligna e dolorosa. Ed io credo che noi possiamo accettare questa parola letteralmente, come qualche cosa che colpirà fisicamente gli uomini in quel tempo. Gli uomini soffriranno di un terribile prurito, forse qualche cosa di simile a quello che ha colpito Giobbe. Il testo, come noi sappiamo, come voi vedete, avendolo davanti ai vostri occhi, è piuttosto sobrio, vero? Il testo non si attarda in certi particolari. Però c'è una cosa che ci fa riflettere. Non ci viene detto in che modo si avranno queste ulceri, si avrà questo prurito, però è detto che si tratta di qualche cosa di imprevisto, qualche cosa che colpirà in una maniera che gli uomini non si aspettavano, e colpirà una categoria particolare di persone, cioè esclusivamente i seguaci e gli adoratori dell'anticristo. Ed è interessante questo particolare, è detto che colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e adoravano la sua immagine. E probabilmente questo particolare è là proprio per lasciarci intuire in che maniera gli uomini soffriranno. È possibile che questa ulcera maligna e dolorosa sia la conseguenza di quel marchio che è stato impresso sulla mano o sulla fronte di quelli che hanno accettato di seguire l'anticristo. E probabilmente si tratterà di una crisi di rigetto o di una allergia a certe sostanze che sono state impiegate per imprimere quel numero, e che si rivela dopo un certo periodo di tempo, cioè non nel momento in cui viene impresso questo marchio, cioè in maniera che queste persone non sono state preparate, non si aspettavano a questa reazione. E dice che sarà un'ulcera maligna e dolorosa. E questa sarà solamente l'inizio delle difficoltà che si avranno verso la fine del dominio dell'anticristo. Al versetto 3 si parla della seconda coppa. Il secondo giudizio viene, direi, ad aggravare la situazione precedente, che ha colto di sorpresa, possiamo dire, la scienza umana, perché sembra che gli uomini non possono far nulla per cercare di guarire da quest'ulcera. E noi vediamo che questa volta la seconda coppa colpirà il mare. E nel colpire il mare, mi sembra che Dio rivolge qui una nuova sfida agli uomini ribelli, che al seguito dell'anticristo e del suo sistema, che come abbiamo avuto modo di vedere sarà un sistema politico e economico altamente tecnicizzato, si ritengono completamente al di fuori di ogni sorpresa. Gli uomini crederanno, seguendo l'anticristo, che finalmente hanno potuto risolvere tutti i loro problemi, cioè hanno trovato un sistema nel quale tutto funziona bene, perciò tutto è sicuro. Ma questa volta vediamo che il Signore colpirà il mare. Ora, si sa che il mare è una riserva di vita.
con i suoi sali che rigenerano, che purificano il mare. Svolge un ruolo veramente importante. Però dobbiamo anche ricordarci che se l'uomo nel suo egoismo, possiamo dire sconsiderato, continua ad inquinare questo mare e a riversare in esso delle sostanze chimiche che faranno morire la fauna e la flora marina, allora l'equilibrio ecologico viene infranto. E come dice qui, ci sarà la morte di ogni essere vivente. Vedete, fino a qualche decennio fa, quanto viene descritto qui sembrava qualcosa di inconcepibile, qualcosa di inimmaginabile. Ma oggi dobbiamo dire che sono gli stessi uomini ad essere allarmati per quello che potrebbe accadere ai nostri mari. Il problema è che, sebbene certi pericoli vengano lucidamente percepiti e anche denunciati, purtuttavia, dato che questi problemi si scontrano con dei grandi interessi, con dei grandi monopoli, cioè con delle persone che hanno interesse a continuare a fare quello che stanno facendo, allora si grida, si dà l'allarme, però non si fa niente. E qui dice che il mare divenne sangue. E non è forse vero che proprio qualche anno fa è parlato a lungo dei fanghi rossi di Scarlino per parlare di un certo inquinamento? Ricordiamoci che la parola di Dio non parla mai in vano. Poi abbiamo la terza coppa, versetti 4-7. Questo giudizio si può dire che è strettamente legato a quello precedente, perché la morte nelle acque marine contaminerà rapidamente, velocemente, non solamente le regioni costiere, ma anche i fiumi. E noi sappiamo che l'acqua dolce è la più necessaria per la vita, per cui, come viene detto qui, avvelenare le fonti delle acque creerà veramente dei problemi grandissimi, dei problemi insolubili o comunque dei problemi che saranno drammatici per la sopravvivenza. Ora, leggendo queste parole, pensando a questo giudizio di Dio nei confronti del pare che questo giudizio sia troppo duro, sia un giudizio troppo severo, ma in realtà dobbiamo dire che questo giudizio corrisponde semplicemente alla ostinazione dell'uomo. Pensiamo per un istante a quanto ci viene raccontato nell'Antico Testamento a proposito di Faraone. Appena quest'uomo aveva un po' di respiro ed era liberato dalla piaga che era stata mandata, immediatamente si ostinava. Per dire che se Dio deve comportarsi in un certo modo, è proprio perché l'uomo è pervicacemente ostinato nella sua azione. Del resto, se leggiamo il capitolo 4 del libro del profeta Amos, notiamo che in quel capitolo il profeta fa un elenco delle calamità naturali con cui l'Eterno ha colpito il suo popolo per la sua malvagità. Dice diverse cose: vi ho mandato questo, vi ho mandato quest'altro, voi avete sofferto di questo, di quest'altro. Però ogni volta il profeta deve concludere con questo triste e deludente ritornello: ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Perciò voi vedete come, nonostante Dio mandi dei giudizi per richiamare l'uomo, questo continui e si ostini nella sua via. E così dobbiamo dire che se il Signore è costretto a colpire così duramente, non è perché Lui lo voglia, perché Lui prenda piacere a colpire gli uomini in questo modo, ma purtroppo perché il cuore dell'uomo è ribelle ed ostinato. A male estremo, estremo rimedio, lo diciamo anche noi.
Del resto, proprio di fronte alle conseguenze del rovesciamento della terza coppa, è importante ascoltare che cosa viene detto dall'angelo delle acque, versetti 5 a 6, e ascoltare la voce che viene dall'altare, versetto 7. Vedete, non è che Dio si lascerà prendere la mano, mandando un giudizio che è sproporzionato alle colpe e alle responsabilità degli uomini. Ma, secondo questi versetti, il Dio compirà semplicemente un atto di giustizia. Ecco che cosa troviamo scritto. Udì l'angelo delle acque che diceva: sei giusto, sei giusto, né più né meno. Tu che sei e che eri, tu il santo, per aver così giudicato, hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro a bere del sangue. Essi ne sono degni, ne sono degni. E Dio non farà, non darà di più, non punirà, diciamo, sproporzionatamente. E udì l'altare che diceva: sì, o Signore, il Dio onnipotente, i tuoi giudizi sono veraci e giusti. Ed è importante, quando noi consideriamo questi giudizi di Dio, ricordare queste espressioni, perché altrimenti rischiamo di fare del sentimentalismo fuori luogo. Sei giusto, essi sono degni, i tuoi giudizi sono veraci e giusti. Del resto, dobbiamo dirlo, sono gli uomini stessi, quelli che anche oggi implorano, invocano l'attuazione della giustizia. Naturalmente molte volte non sanno di che cosa stanno parlando, ma verrà il momento in cui conosceranno che cosa sia veramente la giustizia perfetta, assoluta di Dio. Allora non sarà una giustizia quasi uguale per tutti come lo è oggi, ma sarà una giustizia uguale per tutti. Poi abbiamo la quarta coppa, versetti 8 a 9. Questo quarto giudizio è causato da un improvviso aumento del calore solare. Anche qui ci è difficile spiegare, capire esattamente il meccanismo di questo quarto giudizio, ma noi sappiamo che attualmente il nostro pianeta dispone di una fascia protettiva contro gli effetti nocivi della grande energia emanante dal Sole. Ma pensate un po', se per una qualche ragione che oggi non conosciamo si avesse una rottura di questo equilibrio, le conseguenze per gli abitanti della Terra sarebbero delle conseguenze veramente disastrose. Del resto, anche l'ipotesi di un aumento delle attività solari, delle eruzioni solari, non è da escludere. Quindi dobbiamo dire che questa descrizione del Sole che in un dato momento brucerà, scotterà gli uomini, è una descrizione tutt'altro che inverosimile. Del resto anche il Signore Gesù, proprio parlando di questi tempi della fine, o se volete di questi tempi di giudizio, ha parlato chiaramente del fatto che vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Le perturbazioni atmosferiche sono quindi una possibilità. E gli uomini si riveleranno impotenti, anche se si ha ragione di credere che i fedeli, cioè quelli che sono credenti in quel periodo, saranno risparmiati, come è avvenuto per esempio con Shadrach, Meshach e Abednego, i tre giovani ebrei che furono gettati nella fornace ardente da parte di Nebuchadnezzar, perché, come sappiamo, il Signore sa trarre i pii dalla tentazione. Ma vedete, quello che colpisce qui, in fondo, non è tanto la gravità del giudizio, è piuttosto la reazione degli uomini. Perché che cosa leggiamo? Leggiamo che gli uomini, anziché umiliarsi
bestemmieranno il nome di Dio, pur riconoscendo che è Lui che ha potestà su quelle piaghe. Dice: non si ravvidero, non si ravvidero per dargli gloria, piuttosto soffrono, ma non vogliono riconoscerlo. E quindi si può dire che questo è in fondo il vero problema, la ragione della gravità di questi giudizi. Abbiamo poi la quinta coppa, versetti 10 a 11. Il giudizio contemplato in questi versetti direi che è un giudizio completamente differente dai precedenti. Benché si parli qui di tenebre, non mi pare che si possa vedere esclusivamente un aspetto fisico. Non so che a un dato momento ci siano delle tenebre, così come quando alla morte di Cristo si fecero tenebre per tutto il paese. Perché qui vediamo che questa quinta coppa contenente l'ira di Dio viene rovesciata direttamente sul trono stesso della bestia, cioè là dove la bestia esercita il suo potere, dove emana le sue leggi, da dove fa funzionare il suo sistema. E dice che, essendo colpito da questa coppa, questo regno diventerà tenebroso. Cosa significa questo? Probabilmente che proprio in questo sistema governativo, dove tutto sembra essere sotto controllo, dove tutto sembra essere perfetto, ad un certo momento questo meccanismo perfetto impazzirà, ci sarà qualche cosa che incepperà questo meccanismo, ci saranno probabilmente delle cose che non funzioneranno, forse ci saranno dei contrasti all'interno stesso, direi, di questo gruppo dirigente, degli imprevisti, e saranno proprio questi imprevisti quelli che in realtà prepareranno agli avvenimenti che avranno luogo con il rovesciamento della sesta coppa. Infatti non abbiamo letto qui, vedremo un'altra volta se piace al Signore il contenuto di questa sesta coppa, ma è interessante ricordare che questa sesta coppa dà il via all'invasione da parte dei re del Levante, cioè qualche cosa che non era stato previsto dall'Anticristo. Quindi questa confusione, queste tenebre che vengono ad oscurare il sistema dell'Anticristo provocheranno una grande delusione. E infatti qui cosa leggiamo? Che il regno di essa divenne tenebroso, versetto 10, e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore. Si morderanno la lingua per il dolore. Un'espressione che, come voi vedete, è molto efficace per descrivere quello stato di impotenza in cui si trova l'uomo che si era illuso di essere onnipotente. Infatti, se voi ricordate quello che troviamo scritto al capitolo 13, quando è apparsa la bestia, che cosa hanno detto le persone? Hanno detto: chi è simile alla bestia? Chi può guerreggiare contro di lui? Erano tutti convinti che la bestia, l'Anticristo, avrebbe veramente risolto tutti i problemi, che non ci sarebbe stato niente che poteva andare contro al suo potere. E adesso, rendendosi conto che invece non è così, allora dice il testo che si morderanno la lingua per il dolore. Adesso tutto è cambiato. Eppure, ancora una volta, qual è la constatazione del testo? Nonostante che questi uomini si rendano conto del fallimento, si rendano conto della tragedia in cui sono caduti, e lo dimostrano appunto perché dice che si morderanno la lingua per il dolore, purtroppo continuano a rimanere
nella situazione in cui si trovano. Dice che bestemmiano e non si ravvedono, cioè non riconoscono, non vogliono riconoscere l'errore che hanno fatto. Ora, di fronte a questa, diciamo, rivelazione, a questa triste conclusione, ci si potrebbe chiedere: ma per quale ragione questi uomini, pur rendendosi conto, persistono in questa situazione di rivolta? Ebbene, io credo che la risposta sia una sola: perché nonostante tutti i richiami di Dio, tutti i richiami pieni di grazia e di amore da parte sua, queste persone sono andate troppo in là. Hanno superato il limite della pazienza di Dio. È qualcosa di veramente tragico, che è difficile per noi capire. Eppure, stando a quello che ci dice questo testo, ci sembra di capire che queste persone si troveranno in questa condizione perché hanno superato il limite della pazienza di Dio. E questa è purtroppo una triste possibilità. Infatti in Ebrei leggiamo di Esaù quello che successe dopo aver venduto la sua primogenitura. Dice: voi sapete che anche quando più tardi volle eredare la benedizione fu respinto perché non trovò luogo a pentimento, sebbene la richiedesse con lacrime. Parole solenni. Dice che non trovò luogo a pentimento, benché la richiedesse con lacrime. Allora, che cosa ci insegna questo? Mi pare che la conclusione di questo insegnamento possa essere una sola. Di fronte a queste parole noi dobbiamo ricordare, ed è una parola che il Signore rivolge agli uni come agli altri, cioè ai credenti come ai non credenti, che quando ascoltiamo la sua parola, noi siamo chiamati e siamo tenuti ad ubbidire. Oggi, perché il domani non ci appartiene. E quando noi non facciamo stima della volontà del Signore, non ci lasciamo veramente coinvolgere dalla sua parola nel momento in cui la ascoltiamo, non è detto che domani noi potremo recuperare quello che abbiamo perduto. Perciò che il Signore, pur riflettendo su questi avvenimenti che riguardano il futuro, riguardano una situazione che probabilmente non ci riguarda, ci dia però di prendere per noi quelle lezioni che lui stesso vuole impartirci.